essere il nostro di First Noel. Vi saluto, vi dico ciao e ci iniziamo ad aprire la casellina numero 14. Perfetto, ringraziamo la nostra musicista per la colonna sonora natalizia così delicata e andiamo a estrarre questa nuova fustellina. Sono rimasto un po' male per la fustella di ieri su Arkwright, più che altro perché davvero non conoscevo il gioco, era scritto tantissimo e mi trovavo spaesato, credo di essere stato anche molto noioso in tutto ciò. Speriamo che oggi sia meglio, vedo già una faccia molto diversa per il gioco Camel Up o Camel Cup. In realtà non ho mai capito bene la differenza, cioè qual è il vero titolo del gioco, ma io lo leggo Camel Up e così è. Quindi sono i trofei per l'inseguimento, i Ketchup Trophies. Allora, sono un'invenzione della pazza corsa di cammelli ed è un incentivo per cambiare il flusso della gara. Quindi si piazzano i 6 trofei a fianco della traccia della gara, diciamo della pista. Dalla seconda fase in poi fai gli step addizionali durante il setup di ciascuna fase, diciamo, di ciascun nuovo round, ovvero piazza uno di questi trofei sul final betting, quindi sulla carta del vincitore di tutto, del cammello in quinta posizione, ma solo se la carta di quel cammello è ancora disponibile sopra la race track. Dopodiché piazza un ketchup trophy sulla carta del cammello nella prima posizione, ma solo se la carta di quel cammello è ancora disponibile. È possibile che solamente uno o nessun trofeo sia piazzato durante tale fase. Una volta che un trofeo è piazzato su una carta, sta su quella carta fino alla fine del gioco. Quindi se prendi o ritorni una overall winner o overall loser card, che ha uno o più trofei piazzati su di essa, avrai quei... prendi o rimetti gli stessi trofei insieme alla carta, ok? Viaggiano insieme alla carta. Alla fine del gioco, durante la final payment round, diciamo, durante il round finale di pagamento, tutti gli overall winner e overall user che hanno più uno o più trofei su di essa sono modificate in tale modo. Allora, la winner card, se il cammello il cui colore è mostrato su quella è in testa, in aggiunta alle 7 monete otterrai anche 2 monete per il trofeo che è sopra. Se è in seconda posizione avrai 3 monete e no, in aggiunta alle 3 monete ne prenderai 2 nuove. Se in terza, quarta o quinta posizione perderai comunque una moneta. Se invece nella scommessa finale l'overall loser ha sopra uno o più trofei, allora il cammello il cui colore è mostrato è in quinta posizione, in aggiunta alle 7 monete guadagnerai 2 nuove monete. Se è in quarta posizione, in aggiunta alle 3 monete ne guadagnerai 2 nuove. E se è in terza, seconda o prima posizione perderai una moneta. Quindi niente, ti dà un po' la spinta a cercare di scommettere meglio il cammello che è in ultima o in prima posizione. Quindi modifica un po' la posizione della gara da un'ulteriore fase di scommesse, diciamo un nuovo livello di scommesse da seguire. Ciao, ci vediamo domani!